Bentrovati a questa edizione di TG Giorno. È ancora il caro energia a tenere banco per quanto riguarda la produzione industriale della carta e quanto è emerso nella giornata inaugurale del MIAC, la fiera dell'industria cartaria che è in corso di svolgimento al Polo Fiere di Lucca. Taglio del nastro al Polo Fiere di Sorbano per la 30ª edizione del MIAC, la mostra internazionale dell'industria cartaria. 250 gli espositori del settore provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. Un tutto esaurito che conferma l'eccellenza a livello internazionale dell'appuntamento lucchese. La kermesse è stata aperta da un incontro sul tema della decarbonizzazione dell'industria cartaria fra obiettivi europei e mercati globali, moderata dal giornalista Rai Marco Frittella. La discussione è stata aperta dal nuovo grido d'allarme del presidente nazionale di Assocarta, Lorenzo Poli, sui costi energetici di produzione che in Italia sono troppo superiori a quelli dei vicini europei e soprattutto dopo la tempesta del Covid stanno erodendo mese dopo mese la forza delle nostre aziende. Se poi le statistiche le portiamo a guardare i nostri dati produttivi italiani, il tonnellaggio continua a scendere mese dopo mese e l'importazione continua ad aumentare mese dopo mese. Vi prendo le statistiche parallele della Assocarta tedesca, francese e spagnola e vedete esattamente il contrario. Da loro le statistiche di esportazione continuano ad aumentare, le statistiche di importazione sono sotto controllo, la produzione è sotto controllo. Particolarmente appassionato l'intervento del vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, che ha chiesto alle istituzioni più progettualità e nuovi impianti per ridurre il gap energetico con gli altri paesi europei e si è espresso così riguardo alle incertezze sulla gas release che dovrebbe favorire una maggiore estrazione di gas in Italia. Che ricordiamoci, è piantata sul meccanismo si perfora, non si perfora, si ritira fuori, non si ritira fuori. Roba che dovrebbe esserci, secondo me, una sentenza di Stato e mandarli tutti a trivellare calci nel culo e andare a trivellare. Nel suo intervento finale, l'assessore al regionale, Monia Monni, ha assicurato che la Toscana sta facendo e farà il massimo per sostenere le aziende. Prossimo importante appuntamento è quello dell'approvazione delle aree idonee ad accogliere impianti per energie rinnovabili, procedura che sarà condotta di concerto con gli enti locali. Noi identifichiamo le aree idonee, ma diamo ai comuni il tempo di spostarle all'interno del proprio territorio in quella misura lì, per fare in modo che non ci siano concentrazioni eccessive e quindi fenomeni speculativi e quindi le comunità in guerra e quindi alla fine non si fa niente, che noi in Toscana su questo siamo maestri, e quindi provando a condividere percorsi con le associazioni di categoria, con i sindacati, con i comuni, con le province, con le associazioni ambientaliste, costruire un percorso il più possibile condiviso. Al termine della conferenza è stato firmato un memorandum tra Assocarta e Consorzio Italiano Biogas, uno dei soggetti chiamati a recitare un ruolo di primo piano nel mix energetico che dovrà sostenere in futuro il comparto cartario. Passiamo adesso alla cronaca perché il personale del commissariato di Forte dei Marmi ha rintracciato un 58enne cittadino albanese che era responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato rimandato in Albania. Per 2 anni aveva vessato la moglie e il figlio, maltrattandoli con pugni, calci e percosse e minacciandoli di morte. Denunciato, era stato condannato dal Tribunale di Livorno a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Ciò nonostante, aveva provato a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno che aveva ottenuto in prima battuta nel 2016, proprio in quanto padre di un minore residente in Italia. Una richiesta respinta alla luce dei maltrattamenti inferti al figlio e alla moglie, che gli sono costati anche l'espulsione. L'uomo, un cittadino albanese di 58 anni, è stato imbarcato su un volo per Tirana. A rintracciarlo era stato il personale del commissariato di Forte dei Marmi. Il 58enne è stato scortato dalla polizia di Stato nel suo paese e consegnato alle autorità albanesi. Restiamo alla cronaca, andiamo sul nostro portale www.noitv.it per una notizia che è arrivata in mattinata. Un 56enne di Carrara è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione per un motociclo rubato. Nel 2016 l'uomo venne fermato dai carabinieri di Viareggio e aveva rifiutato di fornire le proprie generalità.
I militari apuani nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione della Procura di Lucca. L'uomo, pluripregiudicato, si trova in carcere a Massa, dove sconterà una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Andiamo a Capannoli, dove c'è stata un'assemblea infuocata per quanto riguarda l'impianto di smaltimento dei pannolini a Salanetti. Assemblea dai toni decisamente accesi nella sala consigliare di Capannori promossa dal comune sull'impianto di riciclo di pannolini assorbenti a Salanetti. Quella che negli intenti dell'amministrazione comunale doveva essere un momento per illustrare i dettagli tecnici della piattaforma, per molti dei partecipanti di Capannori e Porcari che hanno affollato la sala, è stata un'opportunità per esprimere la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto. Lo dimostrano gli striscioni di protesta fissi in sala, ma anche i toni incalzanti e provocatori con cui fin dall'inizio il pubblico ha acceso il dibattito. Vi prego di lasciarmi proseguire. Quindi la storia. A presentare il progetto, oltre al sindaco Giordano Del Chiaro e all'assessore all'ambiente Claudia Berti, il presidente di Reti Ambiente Daniele Fortini, il progettista della parte tecnologica dell'impianto Riccardo Tocchini e il presidente di ASCIT Ugo Salvoni. In sala anche gli ambientalisti contrari fin dall'inizio all'impianto e alla sua localizzazione, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, la vice sindaco Roberta Menchetti e l'assessore Michele Adorni in rappresentanza del comune di Porcari al posto del sindaco Leonardo Fornaciari, che si è sempre schierato apertamente e in atti formali contro l'impianto, ma che aveva già annunciato la sua assenza all'assemblea perché aveva scritto sui social: quello non è un luogo adatto a trattare l'argomento. Venerdì il tema sarà al centro di un consiglio comunale aperto in programma alle 18. Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci della Fiera PIC che è in programma questo fine settimana a Camaiore. Stand espositivi, cultura, arte, gastronomia. Gli ingredienti per una ricetta vincente restano gli stessi per la Festa PIC di Camaiore, che torna questo sabato e domenica nel centro storico, evento organizzato dal Comune di Camaiore insieme all'Accademia Italiana del Peperoncino. Immancabile la grande fiera e mostra mercato a tema, quest'anno aumentata in quantità e qualità, con molti dei più importanti produttori di peperoncino provenienti direttamente dalla Calabria. Diciamo che la formula è molto consolidata e questo weekend, questo sabato domenica sarà tutto intorno al centro storico, in piazza 29 maggio ci sarà il centro dove ci saranno sia i banchi e poi ci sarà appunto come tutti gli anni la zona cooking show, che dovremo avere diversi show. A chiudere la 2 giorni di piccante, alle 17.30 di domenica, la premiazione del personaggio PIC 2024, titolo quest'anno assegnato a Sergio Muniz, attore, cantante e modello spagnolo. Non mancherà Re Peperoncino, impersonato da Gianni Pellegrino, che animerà le vie del centro di Camaiore. Diciamo che Camaiore ha diverse feste molto importanti, agli Orti, alla Fiera di Ognissanti, e diciamo che tra le 3-4 eventi importanti che abbiamo a Camaiore sicuramente ci abbiamo questo. Io credo che veramente questo sabato e questa domenica dovete venire tutti a Camaiore perché sarà come tutti gli anni un evento unico. Andiamo a Viareggio, dove inizieranno a breve il trasferimento di alcune delle attività del piazzone di Piazza Cavour a causa dei lavori. Qualcuno parla di una decina di giorni, altri più cauti dei primi di novembre, ma al di là della data esatta, quello che è certo è che la riqualificazione del mercato fisso di Piazza Cavour sta davvero per partire. Lo dicono i diretti interessati, ovvero i titolari delle 3 attività che per prime saranno trasferite temporaneamente nel loggiato di Via Verdi. Verrà trasferita sotto le logge qui, dove c'è l'ottico. Abbiamo preso 3 fondi perché ce l'hanno dati loro, perché questa è un'attività, c'è tanta roba, e perché ci si volevano 3 fondi a noi, si va lì. Sono 2 fruttivendoli a noi, perché il formaggiaio e il signore della carne rimangono lì perché gli fanno una struttura coperta e loro continuano a lavorare qua mentre fanno il lavoro.
L'operazione è gestita da Mercato SRL. In questi giorni sono in corso una serie di interventi per adeguare i locali del loggiato di Via Verdi alle esigenze delle tre attività. Terminato l'intervento sarà effettuato il trasloco e potranno partire i lavori nelle strutture centrali del piazzone. Secondo i commercianti, questi lavori si protrarranno per circa un anno. E adesso ci spostiamo in Garfagnana, dove le previsioni per l'annata delle castagne sono buonissime. Ottobre, come è noto, è il mese di molte raccolte, uva, olive, ma soprattutto castagne. Quest'anno, a proposito di castagne, sembra essere davvero una bella annata. In alcune zone le piante si presentano con fruttificazioni eccezionali, anche se per fare un bilancio più preciso sarà necessario attendere ancora qualche giorno. La cascola delle castagne quest'anno è tardiva, probabilmente è dovuto al fatto che il settembre non ha avuto giornate di sole. È stato un settembre, ora se lo guardate dalla città, qualche giornata di sole a Lucca c'è stata, però in montagna, francamente, a parte i primi 3-4 giorni e l'ultima domenica, sono state tutte giornate che anche quando non pioveva il cielo era coperto. Quindi forse è mancato un po' di calore, si è un po' rallentata la maturazione. Naturalmente col caldo a 40 gradi prima le castagne erano, il castagno era fermo, quindi aveva bisogno forse un settembre un pochino più equilibrato. Quindi siamo un po' indietro, io direi di una settimana, sulla caduta normale delle castagne. Quindi circa una settimana di ritardo, ma la raccolta promette piuttosto bene. La stagione prometteva molto bene, perciò si spera che comunque gli auspici si mantengano, perché le piante sono molto cariche, contrariamente ad altri anni che comunque la legagione forse aveva già più problemi. Quest'anno è stata una sfioritura con un clima perfetto, e le piante in tante zone sono veramente sovraccariche. In quanto alla qualità, come detto, sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Vedremo ora quando comincia a cadere la qualità, sia dal punto di vista sanitario, quindi se ci sono problemi di attacchi di insetti e soliti problemi di marciumi, e soprattutto vedremo la quantità, cioè questi ricci, se sono ricci pieni o meno. Allora, abbiamo raccolto 3 varietà per un assaggio, perché si deve sondare l'annata, e abbiamo raccolto la rossola, la paretona e la nerona. La rossola in particolare zucchera in modo unico la farina. Bene, con questo si chiude la prima parte di TG Giorno, una breve interruzione pubblicitaria e poi spazio alla pagina sportiva.